Un saluto a voi, sono sempre Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore. Adesso andiamo a vedere qualche cosa di molto particolare. È veramente una famiglia questa straordinaria. È una famiglia che utilizzeremo come fattrice il prossimo anno, a circa un anno e mezzo, sì, un anno e mezzo senza trattamenti contro la varroa. Assolutamente senza trattamenti, è stata anche spinta a produrre molti fuchi. Adesso che è il 7 di dicembre 2022, quindi siamo praticamente già in inverno, è vero che le temperature qui sono miti, siamo a 2,5 km dal mare e in questo momento ci saranno 12 gradi Celsius di temperatura. Siamo però vicini al tramonto. In questo momento ho lasciato sopra la famiglia due melari, non si dovrebbe fare perché siamo in invernamento, però li ho lasciati perché è una famiglia esuberante, una famiglia che nonostante sia in blocco di covata da novembre continua a raccogliere nettare, e allo stato attuale qui di nettare ce n'è veramente poco, ci saranno 3-4 piante di corbezzolo. Qui siamo il territorio è circondato da foresta, da bosco mesofilo di macchia mediterranea, e di corbezzolo ce n'è veramente poco perché la maggioranza sono querce, quindi alberi di fusto piuttosto alto che in qualche maniera soffocano il corbezzolo, che è una pianta di media o bassa altezza. Come vedete qui sul secondo melario c'è già un gruppo di api. Allo stato attuale queste api stanno portando, sono in blocco di covata, ma nelle giornate di sole, quando non piove o quando insomma possono uscire, loro continuano a portare questo nettare, e questo nettare lo portano esattamente al centro del glomere dove sta il grosso della famiglia. La famiglia non è molto stretta perché le temperature non sono così basse come vi ho detto, però sono comunque, il fatto che siano in blocco di covata ci dimostra che stiamo praticamente in fase di invernamento. È vero che oggi il 7 dicembre, già fine dicembre, primi gennaio, questa famiglia dovrebbe ripartire a depositare le uova, quindi ricomincia tutto il ciclo 2023 praticamente, e a brevissimo termine. Però vi facciamo vedere perché vogliamo utilizzare questa famiglia per fare razza, per riprodurla, perché è importantissimo capire perché bisogna riprodurre certe famiglie. Famiglie di questo tipo, se fossero, cioè, potrebbero riformare le api di tutta l'Italia, perché hanno quelle caratteristiche, hanno una completezza di caratteristiche non soltanto riguardo alla resistenza alla varroa e alle virosi, ma anche il fatto di sfruttare fioriture che non sono molto ambite. Per esempio, quest'anno è il primo anno in questa zona in cui l'edera non ha fatto quasi niente, ha prodotto pochissimo. Però queste api si sono adattate e hanno raccolto l'inula, che è una pianta di campo, cioè è una pianta mellifera, però non è che sia troppo gradita dalle api. Queste api, nonostante questo, l'hanno gradita e l'hanno raccolta. E tutto questo gli è servito ad essere la famiglia che è. E successivamente, dopo che l'edera è fiorita, che non ha dato quello che doveva dare, o che ha sempre dato anche negli anni passati, sono passati a raccogliere quel poco che hanno a disposizione. Ora andiamo dentro, vi faccio vedere questo discorso che vi ho detto, che accumulano le scorte tutto al centro del glomere, e quindi tendono a lasciare i telaini più esterni al glomere sguarniti di miele. Questo è positivo, perché fa sì che i telaini esterni non si freddino qualora venisse un'ondata di freddo. Perché se si freddano i telaini esterni, poi continuano a cedere freddo anche all'interno del glomere durante l'inverno, e questo è negativo. Poi altra cosa, l'unica cosa che manca a questa famiglia, come alla maggioranza delle famiglie di api europee, è la capacità di reagire
in modo efficace ai calabroni, perché i calabroni ormai sono un pericolo in crescita, non dico emergente perché noi abbiamo anche specie di calabroni autoctone, ma adesso che la vespa velutina si sta espandendo, quest'anno l'hanno avvistata anche, hanno catturato qualche esemplare anche qui nella provincia di Livorno, a Pisa, quindi siamo proprio in una zona dove questo predatore si espanderà. E quindi la selezione come andrà avanti? Partendo da api di questo genere, andremo a selezionare le figlie, cioè le regine discendenti, allo stato di regina vergine, cioè già al secondo giorno, al giorno successivo alla nascita, andranno selezionate quelle più vitali, che hanno una maggiore forza fisica nel vibrare le ali, anche quando le si tiene in mano si sente questa differenza. E quindi si manderanno in fecondazione le figlie più energiche, nella speranza di avere api più vitali, più veloci nel volo, sia nell'uscita che nel rientro, ma eventualmente anche più aggressive se iniziano a riconoscere l'odore e il movimento del calabrone come un qualche cosa di nocivo, di negativo, da eliminare. Pertanto, adesso andiamo a vedere un attimo. Vedete, nel secondo melario c'è una parte che è popolata dalle api, quindi la parte più alta dell'arnia. E queste sono arnie da 12 telaini tenute con 10-11. Vedete, qui c'è il glomere delle api che prende da sotto, già anche sotto è così. Guardate, secondo melario in inverno ci sono le api. Ma andiamo a vedere la parte ancora sottostante, che è ancora più interessante di questa. Questa ovviamente non sono in grado di riempire il melario, il nettare è talmente poco quello che hanno a disposizione che lo utilizzeranno per tenerlo al centro del loro gromere, il grosso del nettare. Ma è interessante che la famiglia si stia comportando in questo modo. Quindi vediamo il primo melario. Questo è il melario più vicino al nido. Vi ricordo che trovate il link in descrizione per la prima lezione gratuita riguardante la tecnica apistica, che ovviamente non è gratuita, ma la prima lezione è gratuita. E vabbè, qualora vorreste acquistarla, avete 14 giorni per decidere se essere soddisfatti o rimborsati. Quindi è tutto fatto alla luce del giorno, in chiarezza, nell'interesse di tutti. È un corso completo, è un corso per tutti gli apicoltori, perché ci sono delle grandissime novità anche per gli apicoltori professionisti. Qui c'è già, vedete, nettare. Questo nettare è corbezzolo, l'unica pianta che è fiorita in questo momento. Tra l'altro ci sono state anche delle brinate nei giorni precedenti, quindi non è il massimo per produrre. Vi ricordo, siamo al 7 di dicembre, quindi vicinissimi al solstizio d'inverno, la giornata più corta dell'anno. La fioritura del corbezzolo è già iniziata da parecchio tempo, quindi anche il favo accanto ha delle api, ovviamente ci avrà anche il nettare. Qui ce n'è un po' meno, ma c'è un po' di nettare anche qui. E ora togliamo il melario, gli diamo un po' uno sbuffo di fumo, tanto per tenerle tranquille. Vedete, anche questa è una banalità, insomma. Affumicatore d'inverno gestito con legna e non cartonaccio pieno di colle o altre porcherie che fanno molto male.
questo momento noi non abbiamo stretto la famiglia, ma abbiamo stretta perché praticamente ve l'ho già detto, qui a fine mese, quindi fra 20-30 giorni al massimo, questa famiglia avrà riniziato a deporre le uova. E siccome vedrete che i favi sono piuttosto pieni di miele, specialmente quelli centrali, noi avremo bisogno di levare questi favi e metterne altri costruiti, vecchi, già usati, ma costruiti, per dare la possibilità alla regina di riniziare il ciclo di covata. Daremo anche una dose del nostro candito artigianale, che questa è un'altra particolarità, è un altro video, un'altra videoformazione che è collegata a questa sulla tecnica apistica. E il nostro candito proteico artigianale darà la spinta ulteriore per far lavorare le api e far deporre la covata alla regina, mantenendole, fornendo tutti i nutrienti, dai carboidrati, quindi dagli zuccheri, proteine, grassi, vitamine, sali minerali, tutto quanto, in modo che le api possano da fine dicembre, primo gennaio, iniziare a lavorare tranquillamente, indipendentemente dalle condizioni meteo. Quindi se le condizioni meteo si dovessero mettere male, beh, certamente se viene a nevicare bloccheranno il loro ciclo di covata, se venisse a nevicare. Noi non ci speriamo, perché d'altra parte siamo vicini al mare, quindi è molto raro che qui venga a nevicare. In passato è successo, ma noi speriamo sempre di no. Andiamo a vedere la famiglia. Allora, come vi ho detto, i telaini più esterni sono quelli più sguarniti di scorte, c'è solo una piccola parte. Questi sono telaini Langstroth, quindi il discendente, il telaino Langstroth, è 7 cm più basso, più corto del telaino da nido Dadant. Secondo telaino, anche questi, quelli più esterni, sono quelli più sguarniti. Non abbiamo stretto la famiglia perché, vedete, cioè in genere si tolgono i telaini e si stringono con un diaframma, con un nutritore a tasca che stringe la famiglia. Ma questa è una famiglia che tornerà presto nella sua potenza, in breve termine. Quindi non sarebbe stato meglio stringere anche questa, certamente, ma non l'abbiamo fatto, un po' per pigrizia, un po' perché diciamo che anche questa è un ulteriore, noi facciamo miglioramento genetico, è un'ulteriore prova per vedere se la famiglia reagisce nonostante la sua condizione più o meno naturale, perché in natura non è che diminuiscono, si levano, si tolgono i favi da sole quando fa inverno, vanno a chiudersi su una parte del loro alveare naturale, quindi una parte dei favi rimane sguarnita anche in natura, no? Comunque nella tecnica apistica che insegniamo, invece insegniamo la tecnica per ovviamente conservare il calore e nel modo giusto e farle partire nel modo migliore. Allora, questo è il primo telaino veramente pieno di, cioè parecchie scorte, ecco, non è a tutto telaino, però ha una bella corona di miele a destra e a sinistra, da un lato e dall'altro. Vi ricordo sempre che in apicoltura ogni errore sono api morte, materiale buttato via, acquisti sbagliati, tempo buttato via e soldi buttati via. Quindi iniziando nel modo giusto, in realtà anche se spendete qualcosa risparmiate, questo ve lo posso garantire e ve lo possono garantire tutti gli apicoltori che hanno iniziato in modo autonomo, da soli, ma anche accompagnati,
hanno iniziato quando con l'inesperienza si commettono degli errori. Diamo un altro po' di fumo. La formazione ovviamente vi evita il più possibile di commettere gravi errori. Adesso continuiamo ad alimentare il fornellino dell'affumicatore. Come vedete, questo è il combustibile che metto, cortecce di pino. In inverno si trovano è molto più facile trovare delle cortecce, dei legnetti secchi che del fieno o della paglia secca. E inoltre, quando il fornello ha raggiunto la temperatura giusta e lo alimentiamo sempre con nuova legna, cioè praticamente può andare avanti per tutto il giorno se lavorate tutto il giorno. Inoltre eviterete di bruciare sostanze veramente tossiche che vi vanno a intossicare voi e anche lasciano residui chimici anche all'interno dell'alveare. Non crediate che il fumo non lasci residui. Ecco la regina marcata di giallo. Questo è un telaino dove non c'è colata, c'è miele opercolato, vedete, nettare, non so se potete vedere il traslucido del nettare, e questo nettare è nettare raccolto ora. Cioè, questa famiglia, invece di andare in debito di scorte in questo periodo dell'anno, come fanno quasi tutte le famiglie, continua ad accumularle. Quindi noi dobbiamo trovare il sistema fra qualche giorno di smielare questo miele. Smielare questo miele e fornirgli dei favi vuoti già costruiti in modo da mandarla a produrre covata prossimamente. E qualcuno dice: ma se tu levi le scorte la famiglia la mandi a morire. Certamente, se utilizzate certi canditi commerciali, non voglio dire tutti, ma ci sono veramente molti canditi commerciali che, se voi li utilizzate, sicuramente levando il miele e lasciando il candito commerciale le mandate a morire. In questo caso noi vi insegniamo anche a fare un candito artigianale molto economico, però questo è un altro percorso formativo, non è quello sulla tecnica apistica, è complementare. Un candito artigianale molto economico, proteico, completo di tutti i nutrienti, che vi permette di portare avanti le api e farle ripartire bene anche se non si lasciano scorte nel nido. E questo è importante, perché se non utilizzate porcherie nel nido, guardate che famiglia è questa. Se non utilizzate porcherie nel nido, voi potete smielare anche dal nido. Cioè, porcherie intendo trattamenti chimici o antibiotici. Ecco, qui c'è come se fosse tutto nettare. Questa è tutta roba fresca, raccolta in questi giorni. Non c'è covata, assolutamente non c'è. Non ho visto una celletta di covata. Guardiamo anche questo lato. Guarda, tutto nettare. Una corona di miele e nettare. Nettare fresco. Non ha canditi, questa famiglia non ha canditi perché non ne ha avuto assolutamente bisogno. Lo metteremo quando andremo a smielare questi telaini. E dice: cosa ci fai con il miele smielato in inverno? Ma se è in grado di uscire dalla centrifuga, può essere miele, almeno la parte che è maturata è opercolata. Se non esce dalla centrifuga, si può addirittura sezionare e trasformare il prodotto, ad esempio, in idromele,
cioè un prodotto, una sorta di vino ricavato dal miele, che è una novità, cioè per il mercato è una novità. In realtà è un prodotto antichissimo, ha delle proprietà organolettiche fantastiche, perché la frazione aromatica del miele è diversa ovviamente da quella dell'uva. L'uva è un frutto e il nettare e il miele vengono dai fiori, quindi è una cosa spettacolare. Poi dipende sempre dal tipo di miele che utilizzerete. Quindi questo è una cosa, un vantaggio ancora in più per gli apicoltori, perché il fatto di poter, diciamo, valorizzare il vostro prodotto base, che è il miele, considerate che trasformare il miele in idromele e saperlo vendere nel modo giusto vuol dire dare un valore aggiunto al prodotto iniziale di 3-4 volte rispetto a quello che era all'inizio. Questo non mi sembra una cattiva cosa, visti i tempi che corrono. Ecco, altro telaino bellissimo. Ora capite perché le api stanno fino al secondo melario. Qui c'è la corona, qui c'è una parte di miele opercolato, no? Poi una corona di miele, ecco questa qui, una corona di miele, e poi tutto nettare fresco. E questo può essere soltanto corbezzolo. Non c'è covata, cioè la famiglia che è in invernamento non fa covata, però produce. E questo è possibile perché è strepitosa questa famiglia, è molto vigorosa. Molto molto vigorosa. Faremo in seguito anche il metodo, il percorso per fare selezione di regine. Questo è importantissimo. Noi dobbiamo considerare il fatto che non è vero che le api sono tutte uguali, è quello che cambia la gestione. Sì, la gestione è importantissima. Cambiare la gestione da una metodica a un'altra può fare grandi differenze. Ma se a questo aggiungiamo anche il miglioramento genetico, un aspetto più vantaggioso nel trattare le api qualora si trattasse la varroa. Qui noi non facciamo trattamenti contro la varroa, come vi ho già detto, ma conosciamo i trattamenti, certi trattamenti biologici che si possono fare alle api, e questi ve le forniremo. Però ovviamente tutto questo sarà nel percorso formativo, qui che sarà a pagamento. Guardate questo telaino, che roba è! Anche qui c'è parecchie scorte, molte opercolate. Guardate, eh? Allora, qui è tutta roba opercolata, qui arriva fino a qua, qua sotto c'è nettare fresco di corbezzolo. Chi sta in Sardegna e ha i boschi di corbezzolo già si potrebbe rendere conto che cosa può fare con queste api. Ovviamente il corbezzolo in certi periodi dell'anno va ricavato dal nido. Ora, sia il telaino Langstroth che il telaino dell'Arnia Nostra, la nostra invenzione, l'Arnia GS, sono molto adatte a essere smielate, sia quelli del nido che quelli del melario, perché sono equivalenti. Sia l'Angstroth che l'Arnia GS ha telaina uguale sia nel nido che nel melario. Quindi se voi utilizzate un metodo biologico per trattare la varroa che noi vi insegniamo, avete delle api particolari, avete un ambiente particolare che vi può fornire fioriture importanti anche d'inverno, e voi potete smielare il miele dovunque sia. Il trattamento abbiamo una metodica per trattare con l'acido formico
in tutta sicurezza, senza fare del male né alle api né alla covata, e far cadere allo stesso tempo, pulire completamente le api dalla varroa, che è un vantaggio per tutti. Cioè vuol dire avere le carte in mano per lavorare meno, lavorare bene, non avere residui né nell'arnia, residui chimici, e neanche nel miele. Cosa volete di più? Ecco, qui andiamo a chiudere, qui comincia la famiglia a diminuire. Il sole praticamente sta tramontando, o forse è già tramontato, non possiamo vederlo perché c'è una collina davanti a noi, ma siamo nel tardo pomeriggio rispetto al periodo dell'anno, ecco. E questo è uno dei favi, il favo di chiusura, leggero. Come avete visto, il grosso delle scorte, questa famiglia ce l'ha al centro del glomere, non ha lastre esterne piene di miele. E questo è un vantaggio per la termoregolazione in inverno, qualora ritornasse un'ondata di freddo più forte. È un vantaggio, e non solo, ci indica anche una cosa: la forte produttività di questa famiglia, perché in inverno, in blocco di covata, queste producono, raccolgono il nettare, non è che lo consumano e basta, come avviene per quasi tutte le famiglie di api. Queste lo raccolgono quando sono in blocco di covata. Cioè, questo per farvi capire anche che la genetica è importantissima, come tutti gli altri aspetti dell'apicoltura, la tecnica, la tipologia di arnie. Le arnie che noi utilizziamo, le arnie Dadant che noi utilizziamo, sono invenzioni del 1859, ve ne dovete rendere conto, è roba che non funziona più bene come prima, funziona molto peggio. Quindi è stato necessario compiere uno studio particolare sulle dimensioni medie del favo naturale per dare il massimo comfort alle api, che si traduce poi in maggiore produttività, migliore termoregolazione e minore possibilità di morte delle api, perché una parte della morte delle api non dipende esclusivamente o dalla varroa o dal Nosema cereane o chissà cosa, dipende anche dall'arnia stessa, perché se nell'arnia stessa non hanno la loro termoregolazione ideale, specialmente i nuclei più piccoli, in inverno muoiono. E questo poi noi possiamo dare la colpa al nosema, alla varroa, alle viriosi, a quello che volete, ma in parte dipende anche dalla gestione, quindi la tipologia di arnie che abbiamo usato. Tutto questo, allora, per superare tutte queste criticità e andare avanti al meglio, avete link in descrizione per la prima lezione gratuita. Qualora vorreste acquistare la videoformazione completa, avete la possibilità di l'opzione soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni dall'acquisto, quindi non avete niente da perdere, vi conviene, ecco, semplicemente, perché vi ripeto, ogni errore in apicoltura sono api morte, tempo perso, soldi buttati via. Questa è un trittico che vi dovete stampigliare in fronte. Vabbè, adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video.